DJI Mini 4Z in arrivo, ne parliamo in questo video e tra le mani ho un nuovo drone. Amici, bentornati o benvenuti su Freditech, io sono Alfredo, pilota di droni e appassionato di tecnologia a 360 gradi come molti di voi. Dalle immagini che sono state pubblicate ieri da Diaz Drones sul proprio profilo Twitter e qualche giorno prima anche da Osita LV sul suo solito profilo Twitter, abbiamo capito che DJI nella sua fucina sta creando un nuovo drone. Maledetti! Non abbiamo finito di criticare o elogiare il nuovo DJI Mini 3 non Pro. Spuntano fuori, così, fuori dal nulla, queste immagini di un ipotetico DJI Mini 4Z, almeno da quello che si legge nelle foto. Sapete, io non sono un raccontastorie, mi piace andare sempre sul concreto e quindi andiamo subito a notare questi due particolari. Designed by Geyser, e nel post di Diaz Drones appare anche scritto CG Work from Geyser. Geyser, ovviamente capiamo tutti che è il creatore di questo concept, di questo nuovo drone. CG Work significa che questo nuovo prodotto in pratica è una cosa finta, è un rendering, è una cosa costruita appunto dal signor Geyser, quindi è un prodotto che è stato creato con la computer grafica. Adesso, perché vedete tutto questo ambaradan? Perché intanto mi è arrivato questo microfono nuovo da testare per le live, magari per fare dei tutorial che arriveranno presto sul canale sul montaggio video, quindi mi raccomando, se non siete iscritti e vi interessa il montaggio video dei video con i vostri, con i nostri droni, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e se volete lasciate un bel like. Comunque vedete tutto questo perché mi sto organizzando per, diciamo, migliorare l'audio nelle sessioni di tutorial al PC. Detto questo, spostiamoci al PC. Adesso sentirete l'audio del mio microfono ancora per poco, questo qui che ho appeso qui, adesso lo spengo e poi andiamo con l'audio del microfono della Tonor, così con, come si dice, facciamo due piccioni con una fava. Quindi andiamo a vedere cosa possiamo supporre da queste prime immagini. Il design, ragazzi, ovviamente è soggettivo, nel senso a me piace perché è innovativo. Drone che oserei dire è minimal, tranne che ovviamente per la dimensione della batteria. Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, il nostro caro e amato, odiato, DJI Avata. Eccolo qui, se li mettiamo a confronto infatti vediamo subito che la scocca è quella. È stata proprio copiata. E anche la batteria, come potete vedere, con queste due linguette arancioni qua, uno e due, sono quelle. Ci sono particolari che reputo interessanti da nominare, ovviamente lo potete vedere, la struttura delle eliche è richiudibile, a differenza dell'Avata che sono fisse. Inoltre questa piccola scanalatura che vediamo qui ci fa capire che braccia del drone, oltre ad aprirsi, sono anche retraibili, e lo capiamo benissimo anche da quest'altra foto a drone chiuso. Vedete che è rientrato tutto in questo parallelepipedo. Vabbè, questo ovviamente è tutto a favore della portabilità di questo drone, che se reale, se così progettato, è veramente una cosa molto molto interessante. Motori invertiti, quindi spinta dal basso, non so se avete mai guidato un drone con questa configurazione, ma per esperienza personale qual è la differenza? Droni con questa configurazione hanno leggermente più spinta rispetto ai droni normali, proprio perché la spinta viene dal basso verso l'alto e offrono maggiore manovrabilità. Ovviamente il drone bisogna sempre saperlo portare per sfruttare questa manovrabilità aggiuntiva. Questa configurazione poi identica, oltre che sul DJI Avata, i famosissimi droni FPV, anche quelli entry level tipo il Cetus Pro che vi ho portato qui sul canale, vi lascio il link qui in alto nella scheda, c'è la presenza poi di sensori anticollisione. Ognuno la pensa come gli pare, io il mio pensiero è questo: se ci sono e funzionano è bene che ci siano, sono sempre utili. Poi ci sono le persone a cui proprio non piacciono che non li utilizzano anche se ci sono le persone che non li sanno utilizzare e che non sanno come funzionano i sensori di un drone, non è che vedono tutto e non è che possono schivare tutto, e poi ci sono quelli che come me li utilizzano se servono, altrimenti li disattivano. Però già che ci sono,
avanti e dietro su questo piccolo drone è una gran cosa. Da quest'altra immagine vediamo anche il gimbal qui nel dettaglio. A vederlo è stato ripreso tutto dal DJI Mini 3 Pro, infatti abbiamo il doppio sistema di motori per la stabilizzazione e poi molto probabilmente anche questo drone potrà ruotare la camera verso l'alto. Inoltre qui ci sono, vedete, queste bocchette d'aria per raffreddare l'elettronica del drone, anche se penso che ci sia poco da raffreddare visto che è un drone abbastanza scarno. Altra cosa che se, ripeto, questo Comset, questo drone esiste realmente come i Comset che sono stati lanciati sul DJI Mini 3, la cosa interessante che possiamo recuperare sempre da questa foto è, guardate qui, allora qui in pratica c'è il piedino anteriore o centrale, chiamatelo come vi pare, che oltre a fungere da base d'appoggio come tutti i piedini ha il LED verde e molto probabilmente lampeggiante. LED verde che vi ricordo è utile e anzi è indispensabile secondo il nuovo regolamento europeo entrato in vigore dal 1 luglio 2022, vi lascio qui il link qui in alto nella scheda, per volare di notte. Ci ho fatto proprio un video. Poi nella parte posteriore troviamo i piedini posteriori che sono integrati nella scocca, quindi diciamo efficienza al massimo livello. Non saprei dirvi bene dove saranno integrate le antenne, ma sono integrate qui nella parte anteriore del drone, oppure come al solito dentro le braccia del drone stesso, quindi potrebbero stare qui, potrebbero stare qui a coppie, sia qui che qui, quindi ce ne potrebbero essere 4, questo non lo sappiamo. Lo scopriremo quando il drone sarà commercializzato o qualche giorno prima, come al solito. Sulle caratteristiche tecniche poi non mi sbilancio, molto probabilmente ci sarà il 4K, anzi è quasi sicuro 30 fps. Se ci sarà il 4K a 60 fps, buona cosa. Anche qui il sensore, se fosse il sensore da quasi un pollice sarebbe una gran cosa, ma secondo me un pollice non ci arriva, spero di sbagliarmi anche qui, e comunque queste sulle caratteristiche tecniche sono tutte supposizioni. Sull'autonomia di volo e sulla batteria, ragazzi, è identica a quella del DJI Avata, quindi probabilmente il peso e le caratteristiche tecniche saranno uguali, quindi diciamo che il peso della batteria dell'Avata è di 162 grammi, ipoteticamente anche di questo drone la batteria peserà 162 grammi, e visto che questo drone si chiama Mini 4Z, quindi fa parte della categoria dei mini droni, teoricamente dovrebbe pesare meno di 249 grammi, quindi dovrebbe rientrare nei droni inoffensivi. Sarà così? Guardate, io non lo so, perché 162 grammi pesa la batteria. Per arrivare a 249-250 grammi ci sono quegli 86-87 grammi, grammo più, grammo meno, che in questo caso sono molto importanti, e se sono riusciti a fare entrare tutto il resto, quindi camera, eliche, lucette, sensori, elettronica e scocca del drone in 86-87 grammi, grande cosa, anzi ci sarebbe proprio da fare un applauso a DJI. Anche se il drone magari esteticamente non vi piace, ma molti droni professionali fanno veramente schifo, eppure però sono macchine altamente performanti. Ok, adesso è il momento di spegnere questo microfono, rimpostare tutto come al solito per le conclusioni finali. Ok ragazzi, eccoci per le conclusioni. Che cosa ne penso? Allora, a me, vi ripeto, esteticamente piace, lo trovo funzionale almeno per quanto ho visto dalle poche immagini che sono disponibili. Una cosa che sicuramente non possiamo non dire è che DJI ci stupisce sempre, e comunque a mio avviso è l'unica azienda che ogni volta cerca di innovare il design del proprio drone, ma anche partendo dai vecchi Phantom il design dei droni DJI è sempre stato copiato. No, il prezzo non mi sbilancio perché tanto non ci azzecco mai. Sicuramente se questo drone sarà reale come lo vediamo in queste immagini non costerà poco. La camera si vocifera abbia un sensore da un pollice, per me è come cosa, è poco reale, ma spero vivamente di sbagliarmi, specialmente per non limitare tanto le riprese in notturna con questo drone. Bene amici, per oggi non mi sento di aggiungere altro, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo DJI Mini 4Z ipotetico. Vi piace come è fatto? Non vi piace? Vi piace che diciamo che questo mondo dei droni si sta evolvendo molto velocemente, quasi come
gli smartphone di casa Apple? Fatemi sapere con un vostro bel commento appunto cosa ne pensate. Io come al solito cercherò di portarvi qui sul canale sempre droni nuovi, sempre recensioni, sempre tutorial legati al mondo dei droni. A proposito, nel prossimo video vedremo appunto un drone nuovo e non vi anticipo niente, ma lo vedremo grazie al supporto di uno di voi. Infine, se vuoi supportarmi come al solito, ti chiedo un like se il video ti è piaciuto, iscriviti se ti piacciono i contenuti che porto qui sul mio canale e attiva la campanellina se non vuoi perderti i prossimi. Noi ci vediamo sempre qui nel prossimo video su Freddy Tech. Ciao e buon volo a tutti!